posso mettere su YouTube? Prego. Vado. Allora, ci stanno quattro carabinieri che vanno a fare amore. E invece di prendere una macchina quella lì di servizio, no? Quella blu. Si vestono tutti quanti i carucci, si mettono due davanti e due di dietro. A un certo punto si fermano vicino alla donna di malaffare. Tira giù il finestrino, quello davanti, dice: quanto vuoi? Dice: 30 davanti, 50 di dietro. E il carabiniere quello dietro dice: ma perché noi dobbiamo pagare di più? Vabbè, io racconto questa qua. Allora, c'è una signora, insomma, casalinga, che appunto, essendo casalinga, passa molto tempo a casa. Si affaccia al balcone e vede passare un giorno una signora fuori, insomma, clima odierno di Roma, quindi molto freddo, tutta nuda, insomma, un abbigliamento estivo più che altro. Dice: madonna, questa. Un giorno appresso stessa cosa, sempre clima glaciale, e questa nuovamente così. Dopo un paio d'ore però esce il sole e il clima sostanzialmente diventa molto più estivo. Dice: madonna, questa come ha fatto? Mazza, è caldo, mo. Terzo giorno invece questa viene tutta imbottita, cappotti, e in realtà era ritornato un clima primaverile. Dopo due ore ritorna il freddo glaciale dell'odierna giornata. A un certo punto questa, presa da curiosità, scende e gli fa: ma mi scusi, ma come mai che lei viene essenzialmente vestita leggera e dopo poco il clima cambia, diventa estivo? Viene vestita pesante e poco dopo il clima cambia, diventa estivo. Beh, c'è un segreto: metto mio marito sdraiato sul letto, se l'uccello gli pende a destra vuol dire che dopo fa freddo, se l'uccello gli pende a sinistra vuol dire che dopo fa caldo, e se sta dritto, e chi cazzo esce? Io la conoscevo che più aveva, però quando racconti le barzellette, Andrea, un po' più, sei troppo educato, dai, hai fatto di deformazione professionale. Esatto, deformazione professionale. Allora, la prossima volta le faccio raccontare una barzelletta in inglese, così. Benissimo. Ciao Andrea, grazie della simpatia.